Le mille sfaccettature dell'arte drag, è veramente bello. Allora Simona, cioè, allora, io mi sono entusiasmato, perché bella, brava la Pigi, bella Trix, ok. Però, 2 lire per un ospite internazionale, ma io ti parlo proprio ma ascolta, di nomi. C'è crisi. Beyoncé. Se, magari. So, Madonna, c'è qualcuno proprio di pam, punti in troppo in là, ma lo vedi dove siamo? Vedi che siamo in Bologna, in corticella Bologna. Allora, una, un po' meno, ma sempre lì tra le punte un po' per, insomma. Ma scusa, ma, noi, ma cioè, non è che potevo stare qui a chiamare Shakira, voglio dire. Infatti, è una danza del ventre al nono mese. Tra l'altro, cioè, non sei nemmeno depilata. No, ma no. Ci sono i fari come Barbara D'Urso. No, peraltro, sembra il gatto Sphinx di prima, perché c'ha quella pelosina un pochino così sul pancino. Ragazzi, facciamo un applauso a Drag Rovina! E tra l'altro, l'abbiamo voluta. Allora, aspetta, Rovina, perché noi ti prendiamo sempre in giro, sì, ma dai. Allora, l'ironia nell'arte drag è proprio la base. E lei lo porta avanti il suo personaggio con grande orgoglio, tant'è che nel 2009 vince anche lei Miss Drag Queen Italia! Italia! Ancora rimane nella storia. Va bene, sei stata grande, non ce l'aspettavamo. Io la faccio breve, saluto tutti e vado via perché quelle povere ragazze non stanno come me libere, hanno degli stringivita che stanno soffocando. Vado! Lei ha i piani della morte, però messo qua davanti così. Drag Rovina! Tra l'altro,